Eccoci. Posso andare? Prego. Sì. Si sente? Sì, sì. Una partita che è stata per lunghi tratti equilibrata, un equilibrio rotto da un gol che avete un po' contestato, insomma, che cosa... Sì, io non contesto mai gli episodi, lo sapete, questa è secondo me una forza perché ci porta a concentrarci su di noi. Poi è chiaro che degli episodi ognuno si fa un'idea, ma l'idea che conta è quella poi del direttore di gara, quindi accettiamo questa situazione qui. Abbiamo secondo me cercato di giocare per larghi tratti alla pari con l'Inter, una squadra che ha sicuramente una forza fisica importante, una qualità importante, un'organizzazione davvero notevole, ma io questo lo sapevo perché conosco Antonio, quindi la bravura sua è chiara ed evidente. Però la mia squadra ha cercato di, intanto ha dato tutto quello che poteva dare. In un paio di situazioni mi sarebbe piaciuto vedere fossimo arrivati al pareggio, mi riferisco magari alla punizione di Aghello finita veramente fuori di un soffio, mi riferisco a due situazioni del primo tempo dove siamo riusciti a conquistare l'area con una sponda, arrivare magari al tiro da fuori, o la situazione ad esempio di Rovella sulla pressione offensiva dove siamo riusciti a conquistare la palla e forse non siamo riusciti magari a fare la scelta più adeguata. Però Rovella è un giovane che ha delle qualità e non gli si può attribuire tutto, ha giocato con personalità e questo a me basta, perché ripeto, ho visto una squadra che ha voluto sfruttare l'opportunità, pur giocando contro una grande squadra, di voler avere il desiderio di fare punti, e questo per noi è importante in vista proprio delle ultime due partite. Cosa cambia questa sconfitta per quel che riguarda... A noi non cambia niente, nel senso che se mai cambiava la possibilità di fare qualcosa di eclatante, però non cambia niente, noi ci dovremmo giocare questa impresa sportiva nelle ultime due partite, lo sappiamo. Stasera poi abbiamo avuto anche un pochino di difficoltà perché non siamo riusciti a contare su Falca, abbiamo recuperato in extremis Berami che comunque ha offerto una buona prestazione, Sanabria purtroppo spero di recuperarlo almeno per l'ultima partita, e quindi c'è un po' di difficoltà come hanno tutte le squadre in questo momento, però allo stesso tempo vedo un gruppo che ha voglia di arrivare a questo obiettivo, che io ho già detto più di una volta che ci meritiamo per tutto il lavoro che stiamo facendo. Siamo partiti davvero da una situazione molto molto complicata, i ragazzi si stanno applicando, dobbiamo continuare a crederci e pensare alla partita che arriva. Grazie a voi. Grazie. Sai perché la... C'ho la maschera. Dici, scusa. Mister, buonasera. Buonasera a lei. Un Genoa, la punizione sicuramente eccessiva è stata, perché poi il 3-0 in realtà non è che rispecchia l'esatto andamento della partita. È stato un Genoa generoso, solo che è mancata la stoccata finale, perché poi se andiamo a vedere le occasioni, contiamo quella, appunto, la punizione alla fine del primo tempo, poi il resto... Sì, ma il colpo di testa di Zapata, ripeto, quella pressione offensiva che abbiamo conquistato una palla, potevamo mettere in porta nell'uno contro uno un nostro giocatore col portiere. Poi è chiaro che sono squadre che tu produci magari una mole di gioco, ma hanno delle qualità, sono organizzate, hanno struttura, non sono gli ultimi arrivati. È una squadra che è stata... comunque costruita per cercare di contendere il campionato. Noi poi giocare alla pari per larghi tratti, è chiaro che poi nelle situazioni in cui magari tu puoi controllare meglio alcune cose, basta che tu faccia un errore, magari vieni punito. Però è lo spirito che ho visto di una squadra che ha giocato con un'interpretazione diversa rispetto a quella che era stata magari con la Juventus, dove eravamo rimasti compatti ma non eravamo riusciti a controllare il gioco come abbiamo fatto ad esempio parte del primo tempo, 30 minuti del secondo tempo. Quindi questo deve essere l'evoluzione, deve essere il riconoscimento di una squadra che ha cercato di credere che si potesse giocare per fare punti. Quindi oltre diventa secondo me anche ingiusto valutare alcune cose. È chiaro che se sbagli poi paghi con questo. C'è un altro dato credo positivo da questa sera, l'aspetto fisico, perché mi sembra che la squadra abbia avuto una buona tenuta fisica, no?
poi è arrivato il 2-0 alla fine, al 37esimo, che ha chiuso i conti, però in quel momento proprio stavate dando massimo di tutto e di più per cercare di arrivare al pareggio. Questo, che la partita va anche vista, tu potevi alla fine sul 2-0 dire controllo il risultato, c'è poca probabilità di poter pervenire magari a recuperarlo, però è lo spirito di andare ancora a cercare la possibilità di dare una stoccata, perché comunque per il gioco che avevi espresso secondo me meritavi qualcosa in più, e questo mi è piaciuto. A noi cambia poco, ripeto, la perdere 1-0, 2-0 in questo momento, conta ritrovare la voglia di poter essere competitivi e andare a vincere contro tutti come pensiero, e questo è quello che stiamo cercando di fare. Grazie, grazie a voi. Grazie. Ha 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 ha.